Quindi la prima domanda è abbastanza semplice: chi è di scena stasera? Ma immagino noi tre. Sì, credo. Se non succede qualcosa di strano, che potrebbe anche succedere. Sì, infatti su Paolo abbiamo dei dubbi, qualche però dubbio, sì, spera che sì, problemi. Dovremmo essere noi tre, insomma. E cosa c'è di scena? Grandi sorprese. Dunque, andando sul serio, tentando di andare sul serio. Lo spettacolo, insomma, è uno spettacolo, è un thriller, quindi per la natura stessa del genere è uno spettacolo ricco di sorprese. È uno spettacolo nato, lo devo dire perché è così, dalla conoscenza di questo individuo. Noi lavoriamo insieme sui delitti del Barlume, è stato un bel incontro umano, insomma. Così piacevole che, essendo io anche un autore di teatro, ho detto: ma sai cosa, continuo questa avventura umana con questo problema esistenziale che ho qui accanto a me, la continuo anche in teatro oltre che in televisione. E quindi, insomma, è nato proprio, ma mi piace dirla questa cosa, perché è nato proprio dal piacere della sua, di averlo conosciuto, di aver apprezzato le sue qualità umane, nonostante appunto comiche. C'è un uomo pieno di problemi, sì. Per cui ho detto: ma ce lo pigliamo un attimo vicino per vedere se si risolvono i suoi problemi esistenziali sociale, ecco. In questo poi sono stato aiutato da lei, Maria Vittoria Argenti, lui e Paolo Soni. Maria Vittoria Argenti è stata scelta attraverso una serie di provini, ha sbaragliato tutte le concorrenti e soprattutto, voglio dire, importante, oltre alla sua bravura che è acclarata da un punto di vista professionale, anche proprio quest'animo da Croce Rossina che mi aiuta molto, insomma, no? Ora poi forse dovremmo intervenire chirurgicamente su di lui, però insomma, finché si può con la psicologia si cerca di salvarlo. Quindi Alessandro Benvenuti, Paolo Scioni e Maria Vittoria Argenti in Chi è di scena, che viene presentato come una commedia thriller. Ecco, riflessione sui generi, per quanto seria o anche non seria possibile, come si gestisce questo equilibrio? È difficile, perché unire l'umorismo, e ce n'è tanto, al thriller, e ce n'è tanto, non è una cosa facile, però bisogna dire che con tutti i limiti che ho, dico, come autore, io da molti anni pratico questo tipo di esercizio di scrittura, tant'è vero che due spettacoli che hanno avuto un grande successo negli anni passati sono stati appunto Come due gocce d'acqua, che era un thriller che ho portato in scena per 7 anni insieme a un mio collega, e Un comico fatto di sangue, che tuttora io porto in scena in forma di monologo, che, volendo, anche quello ha un andamento thriller, va bene, forse esagerato lì, però c'è un colpo di scena finale che ribalta completamente la situazione. Il desiderio è quello di creare una sorpresa, il desiderio è quello di acchiappare l'attenzione degli spettatori e tirarli dentro un gioco di scrittura, diciamo così, che lo affascini, che lo costringa in qualche modo a una attenzione particolare, e soprattutto che non lo annoi. Io credo molto nel teatro della sorpresa, che è semplicemente tentare e cercare di fare una bella sorpresa a chi paga un biglietto, e in questo caso sono mosso da questo desiderio di sfida, quindi funziona. Sono 2 anni che noi lo portiamo in scena e ci ha dato delle grandissime soddisfazioni. Ci sono anche dei pubblici che restano un attimino così, come dire: oddio, che sto vedendo, no? Però ecco, noi abbiamo visto che è un genere desueto per il teatro, molto più consono al cinema in qualche modo, ma che appunto quando lo fai e ti riesce, in qualche modo è un bel regalo che noi si fa al pubblico. E hai citato uno degli ultimi spettacoli più recenti che hai portato in giro, e mi viene in mente anche che tra gli ultimi spettacoli che ti hanno visto protagonista c'è stato anche L'avaro, sì, di Molière. Visto che
tu sei un uomo di teatro a tutto tondo, sia come autore che come interprete, ma anche ti abbiamo visto ricoprire la direzione artistica di teatri, responsabile di scelte di cartellone. Come si fa secondo te, ma secondo voi alla fine, una buona... E si parla molto di educazione del pubblico teatrale, come si educa il pubblico al gusto del buon teatro? Facciamo un giro in senso antiorario. È la più difficile domanda fatta fino a oggi. Risponde proprio a questo. Qualcosa su cui in realtà ci interroghiamo spessissimo, perché per fare, secondo me, del buon teatro la prima domanda è proprio questa, cioè come arrivare al pubblico, come educarlo. Ma non inteso educarlo a bacchettate, inteso come incrociare i gusti, cioè anche come noi possiamo educarci a un pubblico, però è difficilissimo, io una risposta non ce l'ho sinceramente. Io dico si va per tentativi, cercando innanzitutto di fondare tutto sulla buona fede. Ci vuole coraggio, occorre, voglio dire, avere anche delle complicità, perché se tu mi citi come direttore artistico, sì, io dirigo il teatro di Tor Bella Monaca a Roma e codirigo Castiglion Fiorentino, voglio dire, no? Sono due realtà completamente diverse. Il teatro di Tor Bella Monaca a Roma è un esperimento perfettamente riuscito, perché noi abbiamo, grazie anche a Filippo D'Alessio, che è il direttore organizzativo e che è la vera anima del teatro, noi siamo riusciti a mischiare il gusto della ricerca, il gusto della sfida, il gusto della scommessa con alcune sicurezze, cercando sempre di non chiamare proprio quelle realtà che sono, a nostro modo di vedere, meno interessanti, diciamo, di altre. Però bisogna alzare sempre l'asticella. Tu fai delle robe che sono commerciali, puntando sulla qualità degli interpreti, puntando sulla qualità dei registi, che anche, voglio dire, il teatro commerciale è un teatro che deve esistere, ci mancherebbe altro, è soltanto che c'è modo e modo di farlo. Se per teatro commerciale tu intendi dire la sciatteria, non sono d'accordo. Se per teatro commerciale tu intendi dire la professionalità applicata a una forma di teatro, ben venga, perché tutti i linguaggi hanno diritto di essere ospitati in un teatro, non è che o fai lo sperimentale o fai quello, quel tutto. Quindi noi per esempio facciamo tutto, dallo sperimentale al teatro commerciale, e abbiamo una raggiera di pubblico vastissima, dai giovanissimi che vogliono rivoluzioni giustamente culturali, a quelli che invece vogliono acquiescenza, soltanto divertirsi o star tranquillo una sera. Occorre però, ecco, rivolgersi sempre a dei professionisti che abbiano un livello di qualità sempre alto, perché se anche nel teatro commerciale c'è un livello di qualità, la gente si educa alla qualità. Anzi, il fatto che sia un linguaggio più semplice è ancora più semplice per farla arrivare, però sempre dicendo, non è che io, se vengo lì, se tu vieni a casa mia, non è che ti ricevo un ciabatte con le mutande di fuoco, cioè, capito? Cioè, devo essere accogliente. Quindi la qualità avviene anche nella filosofia del vivere, ecco, però si va per tentativi. Che posso aggiungere? Quello che posso aggiungere è che, vabbè, quello che ha detto è tutto ovviamente vero, ha detto anche tante cose, però quello che diceva anche prima, forse anche una chiave che può essere per aiutare il pubblico a educarlo, bene o male, penso sia anche quello che diceva la sorpresa, cioè il fatto che comunque bisogna, anche se sei attore professionista o non professionista, fai uno spettacolo, devi pensare prima di tutto a sorprendere, anche secondo me, poi più che altro perché poi chi viene, quella persona che viene a teatro che magari voleva vedere la partita o roba del genere, e riesci a sorprenderlo e a farlo distogliere per un attimo da tutti i pensieri che ci sono, Netflix e cose, riesci a fargli dire, guarda, a fargli dire dopo, sono andato a teatro e mi sono divertito, guarda, quasi quasi ci ritorno, forse in quel modo piano piano queste persone vengono tutte più a teatro e guardano meno Netflix, partendo dal presupposto che io guardo Netflix. Però, capito, magari può essere una chiave cercare di sorprenderlo. È difficile perché al giorno d'oggi il teatro è stato fatto come i film, ormai sono stati fatti tutti, iniziano a uscire solo remake pure del teatro,
stato fatta tante cose, e spesso questo cosiddetto teatro contemporaneo è un rifacimento di roba vecchia degli anni 70 che ritirano in ballo, e quello nudo e quello col carrello della spesa. Trovare una roba che riesca a dare una sensazione diversa, riesca a farti tornare a casa con un ma guarda qua, quasi quasi ritorno la prossima volta, che c'è Elena Sofia Ricci, no non ci vado, no vabbè questo non si può dire in Italia, vabbè. No, ma deve essere competitivo, lui dice una cosa giusta, no? Cioè deve essere competitivo. Io per esempio, siccome lui ha parlato di una, c'è un mio nipote che viene a teatro solo per vedere me, perché io gli piaccio tanto, ma è un nipote, per cui insomma non è che mi monto la testa per questo. L'abbiamo portata a vedere uno spettacolo di Carrozzeria Orfeo, giusto per parlare anche di colleghi, è venuta a casa, è stato costretto a vederlo, è tornata a casa, ha detto, era acceso, dice, allora a me mi garba mio zio e Carrozzeria Orfeo. Quindi come vedi, voglio dire, cioè adesso io parlo bene di colleghi, e quindi in quel caso perché lui era contento? Perché si è sorpreso, perché è rimasto sorpreso, perché non si aspettava che il teatro fosse meglio o come il cinema o come il Netflix o come le serie televisive. Quindi il discorso è di essere moderni, il discorso è di essere, cioè, coscienti del passato, ma riuscire a portare i valori, gli archetipi, i valori, quello che ti pare a te. All'oggi, anche noi nel fare un testucolo come l'avaro, perché è un testucolo, non c'è nulla di straordinario nell'avaro di Molière, è un testucolo. Però ecco, perché lo spettacolo ha avuto successo? Perché probabilmente siamo riusciti a farlo con una tale forza, con una tale energia, lontano dai trombonismi e dalle fiacchezze, diciamo così, abitudinarie del teatro classico, di certo teatro classico, che la gente è rimasta sorpresa, non faceva neanche in tempo a applaudire da quanto era veloce, che non vuol dire, attenzione, precipitare, vuol dire tenere conto che oggi ci sono dei ritmi di ascolto e di attenzione che sono condizionati da quello che è tutto quello che ti arriva velocemente addosso, e tu non puoi uscire da questa velocità, devi trovare la tua calma, la tua riflessività dentro una velocità che è diversa rispetto a quello di 20 anni fa, per così dire, no? Però se tu sei figlio dei tempi e tu capisci in qualche modo questo concetto, puoi avere dai 10 agli 80 anni, se capisci questo concetto sei nel flusso, sei nel tempo, quindi è più facile, diciamo così, competere, come dice giustamente Paolo, con quelli che sono gli straordinari prodotti, perché sono straordinari, che danno su Fox, su Netflix, su Sky, vediamo, si vede delle robe che ormai insomma, sono meglio del cinema, per cui come fai a non tener presente che la qualità si è alzata moltissimo e che il linguaggio mescola storia, filosofia, contemporaneità, tutto, per cui ecco, devi essere in grado di parlare quel linguaggio universale, quella specie di esperanto, come dire, teatrale, che, cioè, non teatrale, di comunicatività, che ormai è trasversale a tutti i generi di comunicazione, dal teatro alle cose più moderne, insomma, più attuali. E parlando di colleghi, vi voglio fare la stessa domanda che ho fatto qualche mese fa a Paolo Händel, che tra l'altro ha aperto la stagione qui al Poliziano. La riflessione partiva da questo presupposto, che se guardiamo agli ultimi 4 decenni della scena toscana, per così dire, di attori, di teatrali toscani, vediamo che ci sono stati dei passaggi di testimone abbastanza individuabili, da Benigni Monni, che poi negli anni 80 hanno aperto la pista alla generazione della quale per esempio tu sei stato protagonista con i Giancattivi e tutto ciò che poi è arrivato agli anni 90, e negli anni 90 c'è stato un altro passaggio di testimone ai vari Ceccherini, Pieraccioni. Dopo c'è stato come uno sfarfallamento, non è stato più individuabile un passaggio di testimone. Secondo voi c'è stato, visto che comunque tu ti associ sul palco con due giovani, possiamo chiamarli giovani? Sì, giovani. Quindi c'è stato questo passaggio di testimone, è individuabile, secondo voi? Io non l'ho avvertito, si è un po' arenata questo passaggio di testimone, a mio avviso. Poi io
parlo con le conoscenze che ho io, per cui non so, cioè, più che altro non lo so, come dicevamo prima, c'è talmente tante cose in ballo e tanti individui che ora è un marasma capire, cioè è aumentato il numero di persone che vogliono fare questo e quindi non lo so, mutualmente quando lui ha fatto questo passaggio di testimone c'era una situazione un po' più, come si dice, un po' più positiva e c'era meno casino, detto proprio papale. E io devo dire la verità, sono molto confuso in questo periodo perché c'è tanta roba, troppa roba di tutti i tipi e spesso non capisci dov'è che va a confluire qualcosa che può evolvere o può passare testimone. Quindi ti direi di no a livello di risposta, direi non lo so e non so dov'è questo passaggio testimone. Potrebbe essere in una casa di campagnoli dove c'è una persona che sarebbe il vero passaggio testimone, diciamo, di queste generazioni, ma che nessuno lo sa o che qualcuno lo sa e non si sa se un giorno avverrà e che ne so. Io sono giovane, mi diverto e lavoro e non sto assolutamente pensando né a questo tipo di concetto del testimone che vada, diciamo, ci sono degli attori più o meno bravi che si sono sempre distinti, a volte sì, a volte no, ma è un discorso un po' più generale, secondo me non c'è più quella cosa, credo, poi non so, lui sicuramente lo saprà meglio di me. Cioè, non è un discorso semplice da affrontare, diciamo così. Diciamo che oggi c'è comunque una miseria nei tempi che comunque incide molto sulle vite delle persone. Tanta paura, poca possibilità di sognare, un rattrappimento proprio generale. Quando io ho vissuto i miei tempi, insomma, erano tempi coraggiosi, erano tempi in cui sognare era non possibile, era necessario, era obbligatorio sognare. E quindi veniva anche naturale sognare in qualche modo. Tutto lì, insomma, io ho avuto la fortuna di essere nella prima grande onda. Noi siamo contemporanei, diciamo, a Roberto Benigni e a Carlo Mo. Anzi, noi programmavamo Roberto Benigni nelle feste dell'Unità come Giancattivi, per cui ti dico solo questo, non ti dico cosa ci dicevano, cioè, lasciamo perdere, ma chi ci avete mandato, per dire, ma sappiamo noi chi vi abbiamo mandato. Quindi noi abbiamo fatto, diciamo, un lavoro, diciamo, culturale già allora, perché abbiamo inventato l'Humor Side a Firenze, quello che oggi si chiama Teatro di Rifredi, per cui siamo stati il primo teatro d'Italia a occuparsi di satira ed eravamo il centro più importante a livello nazionale di satira. Quindi, come Giancattivi, voglio dire, da funzionari arci, abbiamo fatto tanto, siamo quelli che abbiamo portato il cabaret e la satira nelle feste dell'Unità per primi. Adesso poi oggi è facile pensare che la satira sia di sinistra, anche se oggi è un po' morta anche a sinistra, ma prima di noi non c'era la satira, c'era soltanto Cannibale, sta rivistina che veniva fatta a Compiobbi e la leggevano in 16. Quindi la satira non era a sinistra in quegli anni lì, era a destra, non a sinistra. E quindi, insomma, ecco, diciamo che detto questo, la gente poi invecchia e muore, ce ne sono molti che sono morti, insomma, perché così è normale, la gente nasce, campa e muore. Altri, insomma, non è che ci siano grandi stimoli oggi per cui tu vedi un nuovo genio. Ci vuole un gran coraggio, ci vuole storia, ci vuole passato, ci vuole visione del futuro, ci vuole essere pronti veramente a una guerra, a saper resistere ai compromessi. È una roba seria, voglio dire, oggi fare questo mestiere, cioè rimanere indenni da tutti i mali che ti circondano. So, io vedo tanta stanchezza in giro, cioè, noi siamo molto bravi perché siamo gente che ha messo la vita prima della morte, invece tanta gente ha messo il vivacchiare, l'abitudinarietà. Ci sono le sicurezze che derivano dalle conoscenze del passato, quelli che sono molto amati da tutti gli intellettualini di sinistra, per cui sono in questi piccoli regni, quelli che tiene stretti il proprio regno qui, quello che tiene stretti il proprio regno là. Cioè,
Io credo che occorra essere un po' pazzi per fare questo mestiere, occorre confrontarsi con quello che è lo splendore, la grandezza, il rischio, fregarsene di tutto, essere trasversali, non stare nelle mode. C'è un coraggio, insomma, noi ce l'abbiamo coraggio. Noi a fare uno spettacolo come questo si dimostra coraggio. Io non ho mai voluto prescindere da questa scelta coraggiosa, perché ho avuto la fortuna di vivere, diciamo, senza tanti compromessi, anche se anch'io i miei compromessi li faccio, ci mancherebbe altro, insomma, mica un puro. Però l'idea di vita, l'idea di coraggio, io l'ho sempre avuta. Nel momento in cui tu hai delle figlie che si confrontano con un mondo orribile, nel momento in cui tu decidi di lavorare con dei giovani perché credi in loro, perché credi che ci siano un sacco di persone brave oggi, molto più che ai miei tempi ci sono tante persone brave, sia per chi scrive che per chi recita, perché c'è più voglia, più fame di uscire, più desiderio di scrollarsi di dosso la paura, anche se è difficilissimo. Quindi voglio dire, io credo che il problema sia tutto lì, il ricambio c'è soltanto se nascono nuovi guerrieri. Oggi diventare guerriero è molto più difficile rispetto agli anni 70. Agli anni 70 tu nascevi ed eri già guerriero, perché c'era tutta una filosofia dei giovani, delle robe, da dopo il 68, l'utopia, il 77, Radio Alice, Bologna, tutti i casini. Cioè, voglio dire, era abbastanza, era quasi di moda essere un guerriero. Oggi è una scelta durissima. Per cui, voglio dire, cioè, non ci sarà ricambio generazionale, non ci sarà ricambio se tu avrai dei pappamolle, se tu avrai delle personcine che dicono: stiamo qui nella nostra piccola trincea, ma non si può avanzare, no, perché sennò ci sparano. È quella la paura. Io ho sempre detto: il luogo migliore di villeggiatura mio è sempre stata la trincea, perché così è. Però dalla trincea bisogna sapere uscire, bisogna sapere fare gli attacchi, bisogna andare a scovare il nemico, bisogna buttarsi. Questo è quello che io dico. No, non c'è un ricambio, io lo posso dire tranquillamente, perché non c'è coraggio, non ci sono nuovi pazzi, non ci sono, insomma, tu parli di Carlo Monni, Roberto Benigni ha cominciato facendo il suo capolavoro, che è Riccione Mario di Gaspare Fuggiuria, gli dissi: caro Roberto, so cavoli amari per te, perché sei partito dalla cima della piramide, voglio vedere quanto tempo ci vuole per farne un altro bello così. Mario di Gaspare Fuggiuria è un capolavoro assoluto, è quello che ha rivoltato la toscanità da così a così, e infatti non ha più fatto nulla di così grandioso come il Sole Mario di Gaspare Fuggiuria. Ma io gliel'avevo predetto 40 anni fa che sarebbe stato impossibile, insomma, no? Tu parti e fai Citizen Kane, cioè fai il primo film, uno dei film se non il più importante della tua vita, per quanto tu sia bravissimo, come potrai mai andare oltre la punta della piramide? Cioè, capisci? Quindi c'è gente che parte da lassù, e quindi è difficile andare ancora più in su. Oggi è questo. Io non credo che ci siano geni oggi, non ce ne sono. Ci sono quelli vecchi che in qualche modo resistono, però spegnendosi pian pianino, ecco. E quindi è tutta una lotta contro il vento, perché questa fiammella non venga spenta dal vento, scusa, cioè, un po' nel poetico, però è così, cioè è un fuoco che tarde dentro, se ti spegni il fuoco, ma come puoi pensare ad andare avanti, soprattutto oggi che è tutto un incendio, non esiste. Niente da aggiungere, direi. Allora, stato tombale. Dopo sta botta di ottimismo. Ah, ma no, aspetta. No, però noi di solito. È ottimismo, Cioè, ti sto dicendo che è un invito alla lotta, cioè è un invito al coraggio. È un invito al coraggio. Certo, i giovani sono da un lato aiutati dai mezzi di comunicazione. Io vedo delle robe su YouTube di gente che c'ha delle robe così. Giovanissimi, vedo delle robe bellissime, cioè proprio bellissime, soltanto che appunto da lì a entrare nel grande giro del mercato ce ne vuole. Però quando avevo 18 anni io non c'era YouTube, voglio dire, quindi se mi volevi vedere dovevi proprio venire a vedermi in teatro. Oggi uno clicca, vede e scopre dei talenti della Madonna, quindi le possibilità di farsi conoscere ci sono centuplicate rispetto agli anni 60 e agli anni 70.
Quindi non è un discorso di pessimismo, è un discorso anzi di ottimismo. Dice, porca miseria, ho la possibilità di farmi vedere in rete con tutte le stronzate che si vedono in rete, tutte le banalità ignobili che vengono scritte. C'è chi ha la possibilità attraverso la qualità di dire di farsi il trailer per se stesso. Quindi voglio dire, cioè, non è pessimismo il mio, è ottimismo, è un invito ancora di più al coraggio, visto che oggi un coraggioso si può mostrare da solo semplicemente mettendosi in rete. Questo dico. Noi chiudiamo di solito le interviste di Valdichiana Teatro proprio con un messaggio da rivolgere ai ragazzi dei laboratori teatrali del circuito qua in Valdichiana, e con una particolare attenzione magari a quelli che hanno anche l'inclinazione a una professionalizzazione poi di questa passione, trasformarla un giorno in un mestiere. Che cosa dite voi che volete dire? Io sinceramente non mi sento nella posizione di dare consigli su come andare avanti nella carriera se si sceglie poi di fare questo. L'unica cosa che veramente mi sento di dire, perché ce l'ho molto a cuore, è di stare attenti negli studi, alle scuole che si scelgono di fare, ai vari corsi che si scelgono di seguire, di fare attenzione sempre a chi sono gli insegnanti. E veramente fanno uno studio anche sul curriculum che hanno gli insegnanti, perché spesso ci sono queste pubblicità di scuole, vi faremo fare questo, quest'altro, ma poi ormai è pieno di cose che sono delle truffe vere e proprie. Ecco, io dico di stare attenti a questo in particolare. Che dire, sì, ha ragione anche lei, ha ragione lei, e poi che si può aggiungere che è veramente non è assolutamente facile, cioè anch'io avevo, quando ero più piccolo, ora sembra che io ci abbia, ma comunque quando ero più piccolo avevo questo incredibile istinto e bisogno di fare questa cosa, che poi si è trasformato con gli anni, adesso no, ma in come, legandomi anche ai discorsi che diceva lui prima, in terrore, in paura, in fatica, perché non è assolutamente, se dovessi consigliare a qualcuno di farlo, lo sconsiglierei di fare questo lavoro, non perché è un lavoro complicato che porta tanti sacrifici e che uno deve essere disposto a farli, di tutti i tipi, sacrifici da quello familiare, perché vai contro la famiglia magari spesso e volentieri, a quello proprio dell'amicizia, uno deve prendere e andare via dal proprio posto sicuramente se vuole farlo. Io ho studiato in accademia, l'Accademia Nazionale Drammatica Silvio D'Amico eccetera, che è un'istituzione pesante, per l'amor di Dio, una bellissima scuola eccetera, però uno pensa di, quando esce da una scuola così, è fatta. Io sono uscito all'epoca, nel 2007, è fatta, sono arrivato, e invece poi mi sono ritrovato da zero, come se non avessi fatto nulla, nonostante avessi tutto questo bagaglio di esperienze. Quindi preparatevi a soffrire se volete fare questo lavoro, secondo me. Ma magari no, magari preparatevi a passare degli anni fantastici, a divertirvi e basta, perché io poi devo dire, cioè, non è che voglio fare il tombale tipo lui, però il tombale prima a un certo punto, però dico, cioè, c'è anche tante soddisfazioni e tanti divertimenti, ci sono, è vero, è dura, ma a seconda di quello che fai certe volte arrivi a delle soddisfazioni che non ti capiteranno più nella vita. Io ho dei ricordi di cose che non mi accadranno più e che hanno, ho dei legami fortissimi in delle situazioni che dico, meno male l'ho fatto, però dico, porca, ma no, maledizione, l'ho fatto, ecco, dico sia bene che male, è un Ringo Boys praticamente questo lavoro, capito? No, vabbè, io non ho detto nulla di tombale, il concetto è quello di Rilke, che, allora fallo se veramente non ne puoi fare a meno, perché il nostro lavoro non è una scusa per fuggire, è una roba che, come giustamente ha detto Paolo,
te la devi sentire dentro, ma deve essere talmente sincero questo sentire che tu un'altra cosa non la puoi fare. Io sono felice di aver fatto questa cosa, perché a 14 anni volevo fare questo. Se io non avessi fatto questo, sarei o un disgraziato, o un demente, comunque un disadattato, probabilmente sarei anche in galera, perché comunque ho degli istinti violenti fortissimi verso l'imbecillità del mondo. Per cui voglio dire, in questo caso i miei istinti violenti, che sono tanti, io li incanalo come energia nel teatro, traducendoli in altruismo in qualche modo. Quindi io sono una persona fortunatissima, non avrei potuto fare altro che questo. Quindi pensa te se non sono felice. Però vi dico, attenzione, non è una scusa questa cosa qua per sfuggire ad altre cose, è un impegno, come dice Paolo, molto più grande e pericoloso e pesante di quello che uno si immagina, che però porta delle gioie e dei paradisi, per essere non tombale ma andando su nell'empirio, porta dei paradisi che sono, come giustamente ha detto, indimenticabili. Ha ragione anche lei nel dire attenzione ai cattivi maestri, perché può essere che un cattivo maestro ti uccida un sogno, così come aver portato tanti studenti da bambini a vedere degli spettacoli pesantissimi di artisti di grande livello ha ucciso in tante persone il gusto di andare a teatro. Ecco, quindi il teatro è una materia pericolosissima, come tutte le materie della vita. Se vedi il teatro della morte, mori; se vedi il teatro della vita, vivi. Stop. Allora, grazie a Alessandro Benvenuti, Maria Vittoria Argenti e Paolo Cioni. Stasera in scena al Poliziano con Chi è di scena? Noi. Grazie. Grazie.